HPM, High Performance Method, il punto di incontro della preparazione atletica con il recupero funzionale. Un centro per sportivi non solo, ma qui incontriamo una coppia molto particolare, una coppia sportiva che ha bruciato le tappe, ha regalato e si è regalata grandi, grandi traguardi. Parliamo di Sara Conti e Nicolò Macini. Grazie innanzitutto per essere con noi, reduci da successi che sono maturati nel giro di pochi mesi. Parliamo di ghiaccio, parliamo di pattinaggio di figura e i brividi che sono legati al ghiaccio sono diventati emozioni perché siete arrivati terzi al Grand Prix di Torino, che è una manifestazione praticamente che racchiude il meglio del pattinaggio di figura, per poi cogliere il risultato importante, il titolo tricolore, e infine, dulcis in fundo, ma non certamente un ultimo traguardo, il titolo europeo che mai era stato conquistato dall'Italia. Sara, cominciamo da te. Le emozioni, le considerazioni. Diciamo che è stato un europeo molto emozionante, ovviamente non ci aspettavamo tutto questo, sapevamo che cosa potevamo fare per quanto riguarda il nostro bagaglio tecnico, però ovviamente non mai ci si aspetta un risultato così storico, perché poi è stato effettivamente un risultato storico. Diciamo che sono emozioni che stanno andando veramente crescendo, perché come hai detto tu siamo partiti dalla finale di Grand Prix, ma ancora prima dalla convocazione a due Grand Prix, che per noi era già un enorme successo, e quindi poi è arrivata appunto la finale, il terzo posto anche lì storico perché non era mai stato fatto, il campionato italiano e poi questo bellissimo risultato da brividi, come hai detto tu. Nicolò, questa sintonia magica che si è creata e che avete trasmesso attraverso i media, perché vi hanno esaltato come effettivamente avete meritato, come si è creata? Beh, io credo che la chiave delle nostre performance sia l'intesa che abbiamo io e lei. Io e lei ci siamo fidanzati prima di iniziare la carriera insieme e poi abbiamo deciso di provare. Io ero assolutamente molto scettico perché ho visto tantissime coppie sia sul lavoro che nella vita sfaldarsi per problemi personali, ma ho deciso di provarci, non avevamo più niente da perdere e quindi ci abbiamo provato, e credo che la chimica che abbiamo io e lei, questo modo di comunicare solo attraverso lo sguardo, impreziosisca tutto quello che facciamo in pista. Infatti il nostro bagaglio tecnico ha margine di miglioramento perché non abbiamo il punteggio massimo sui sollevamenti e sui salti lanciati, quindi possiamo migliorare tecnicamente, però nonostante questo siamo comunque riusciti a vincere un campionato d'Europa. Giustamente parlato di un sentimento che vi unisce e che si sposa con l'amore per una disciplina che è altamente difficile. Sì, è una disciplina molto complessa, credo che sia la più complessa del nostro settore, ma anche la più affascinante. Abbiamo da fare veramente molti elementi completamente differenti e quindi richiede molto tempo e molta preparazione sotto tantissimi aspetti. Ma la chiave di tutto è la ripetizione fino alla nausea, la ripetizione, ripetizione, ripetizione. Infatti alla fine della stagione tendenzialmente non si riesce quasi più a sentire la musica perché l'hai sentita talmente tante volte tra pezzi, programmi interi, che diventa veramente... Sara, come si sente il sincronismo? Come lo si prepara e come lo si sente? Io non sono molto dell'idea che sia una cosa allenabile, o meglio, tutto ovviamente con l'allenamento può migliorare, però faccio un esempio banalissimo: la trottola, quella dove giriamo in parallelo, è un elemento semplice ma da fare insieme molto difficile. Beh, è stato l'elemento che fin dal primo giorno che abbiamo iniziato a pattinare insieme siamo sempre riusciti a fare veramente con lo stesso unisono. Non lo so, noi ci sentiamo molto e lavoriamo tanto anche un allenamento tipo, per presentarti questa cosa, facciamo tanto lavoro ad occhi chiusi, senza guardarci, per cercare appunto di percepirci e capire dov'è l'altro. Quindi, come ha detto lui, la sintonia comunque che abbiamo aiuta tanto, non doverci per forza guardare ma percepirci aiuta.
Voi vi allenate all'Ice Lab di Bergamo, che è questo impianto che va per la maggiore, dove credo arrivino anche coppie straniere per, e naturalmente singoli atleti che pure hanno dato prestigio al movimento azzurro. Invece poi c'è una parte, ci troviamo qui in HPM, c'è una parte che si svolge fuori dal mondo del ghiaccio. Ecco, come vi preparate? Che tipo di allenamento svolgete? Beh, noi abbiamo veramente, come ho detto, tanti aspetti da dover tenere sotto controllo, quindi la parte su ghiaccio sicuramente è fondamentale, che svolgiamo all'Ice Lab dove ci alleniamo, che è stata casa nostra e ci trattano veramente come se fossimo dei figli, quindi noi non smetteremo mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi. Poi c'è una parte di preparazione atletica che svolgiamo qui da qualche mese in HPM, che ci ha, se posso dire, ci ha veramente preparato per raggiungere questo grande obiettivo, quindi questa medaglia è anche un pochino loro. Poi dobbiamo comunque anche valutare l'aspetto coreografico e quindi facciamo molte lezioni di balletto classico e quindi molti aspetti da tenere sotto controllo e di conseguenza molte ore di allenamento. Ecco, quanto conta naturalmente e quanto tempo dedicate alla preparazione fisica rispetto poi a tutto il resto organizzativo della giornata tipo? Tante ore, sono, come ha detto lui, non c'è solo il pattinaggio sul ghiaccio, ma è proprio un insieme di lavoro dentro e fuori, c'è la parte di preparazione atletica, la parte di balletto, quindi è uno sport completo sotto tutti i punti di vista. Tante sono le ore, questo sì, noi ci alleniamo più o meno dalle 8:30 la mattina fino alle 4:00, 4:30 al pomeriggio, con veramente poche pause, quindi come diceva lui prima, la ripetizione è la cosa più importante, però le ore di allenamento sono veramente tante. La vostra età, giovanissima, 22, credo 27 anni, naturalmente è solamente un passaggio in questa carriera che vi ha visto giovanissimi cominciare a praticare il pattinaggio di figura. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nello svolgere questa attività? Io devo dire che la cosa più difficile è stata passare dalla disciplina del singolo, io ho sempre pattinato da sola, a poi nel 2019 iniziare questa nuova disciplina che, come dicevamo prima, è molto complessa, gli elementi tecnici sono tutti diversi dal singolo, quindi questa è stata la cosa un pochettino più difficile, imparare tantissimi elementi nel più breve ovviamente tempo possibile, perché comunque è vero, siamo giovani, però bisognava fare tutto abbastanza in fretta. Noi abbiamo sempre puntato nel non correre per evitare di tornare indietro a dover smontare tutto, però questa è stata la cosa un po' più difficile. Siete consapevoli che siete diventati un punto di riferimento per tanti che aspirano ovviamente a fare bene in questa disciplina? Adesso tanti ragazzi sogneranno di fare questo. A voi invece compete restare ai vertici. Sì, esatto, infatti adesso probabilmente avremo i mondiali a Saitama a fine marzo e tra l'altro, come ha detto un giornalista, non ci avevo neanche fatto caso, la nostra prima partecipazione a un mondiale parteciperemo come campioni europei in carica, quindi sarà un pochino, stiamo cominciando a imparare a gestire anche queste situazioni e quindi non abbiamo ancora realizzato appieno quello che abbiamo fatto. E vedremo un attimo come procederà nei prossimi mesi, diciamo. Vi faccio un'ultima domanda. Cosa c'è oltre il podio? C'è tanto, vero? Sì, abbiamo vissuto delle emozioni che non sono spiegabili a parole. Anche solo vedere, sono sincera, l'emozione della nostra allenatrice, che lei è una persona estremamente timida. Nominiamola, lo merita. Barbara Luoni e Raffaella Cazzaniga, la nostra coreografa, sono state veramente un punto di riferimento. Io mi sono completamente appoggiata nelle braccia di Barbara e questo forse è stato uno dei momenti più belli, vedere la sua emozione dentro alla mia, perché poi ovviamente anche io ero emozionatissima, ma vedere lei così felice, orgogliosa di noi, che è stata una delle poche che inizialmente ha creduto in noi, perché l'inizio della nostra carriera è stato un po',
un po' turbolento, e quindi questa è stata una delle cose più belle che mi rimarranno per sempre. Però se posso aggiungere, credo che dietro a questo risultato, come anche quello di Torino, ci sia anche tanto sacrificio, perché noi abbiamo veramente dedicato tutta la nostra vita a questo e sacrifichiamo ancora tutt'oggi cene, tutto quello che fanno le persone normali noi lo sacrifichiamo, e tante volte anche un pochino la nostra relazione viene messa in secondo piano per il nostro lavoro e quello che è stata la nostra vita, quindi c'è veramente tanta passione ma anche tantissimo sacrificio anche negli anni di scuola, quindi... Però è del tutto ripagato, quindi... Grazie per questo bellissimo messaggio, perché è molto importante, significativo. Vi saluto in modo accademico, vi dico ad maiora. Grazie per essere stati con noi qui da HPM. Grazie infinite.